Raga, allora ho finito di fare le pulizie, ho pulito tutta la casa, quindi domani libertà assoluta. E ora sto facendo il ragù. Io adoro fare il ragù. Questo è un buonissimo tritato di primo taglio. Non c'è grasso, guardate che buono. E qui invece ho tagliato una bella cipolla di Tropea. E appunto poi qua metterò le bottiglie di salsa pronta. E poi metterò i piselli e il tritato e farò cuocere almeno un'ora a fuoco molto basso. Sapete, il ragù si fa così, molto lentamente, a fuoco basso. E così, una volta che poi ci sono tutti i condimenti pronti, devo fare la besciamella. Poi domenica mattina, il giorno di Natale, devo solamente assemblare le lasagne. Sapete come si fa? Uno strato di lasagne precotte, poi appunto il ragù, la besciamella, il formaggio e così si continua un altro strato fino a quando riempite tutta la teglia. Riempite la teglia e infornate. Le lasagne devono essere proprio con il ragù, con il passato di pomodoro, che devono annegare le lasagne, altrimenti non riescono a cuocere bene perché queste lasagne sono si chiamano precotte, però poi vedendole sono crude, quindi se non sono bene piene di sugo vi possono rimanere le punte crude, asciutte, quindi andate proprio con sugo, con ragù e con besciamella proprio abbondante. Ecco, ora una volta che tutto il tritato si è un po', diciamo così, soffritto, ci spengo e accendiamo invece qui. Facciamo soffriggere la cipolla. Gentilmente il mio chef mi prende le due bottiglie di pomodoro e me le apre in modo che appena la cipolla è soffritta li posso versare. Ragazze, naturalmente il ragù lo sappiamo fare tutte, però mi piace farvelo vedere, mi piace filmare mentre cucino. La passata è questa, Cirio, passata verace, te la apri? Sì. Che profumo! A voi piace l'odore della cipolla soffritta, dell'aglio soffritto? A me sì, da morire. Mi piace troppo. Dai, la facciamo imbiondire proprio ancora un minutino. Ok, dai, andiamo. Naturalmente ora in quella bottiglia metterò un bel po' di acqua per raccogliere tutta la salsa che è rimasta, eh? Ok, dai.
Ragazze, guardate che goduria, guardate che goduria, ma guardate anche che tegame, pieno, pieno, pieno. Allora, voi lo vedete così, ora si deve ridurre almeno di un quarto. Metto a fiamma dolce, fiamma bassa, in modo che questo ragù si fa. Allora, ragazze, mi sento, anzitutto mi sento un po' meglio con il raffreddore, perché mentre nei giorni passati avevo il mal di gola forte forte, ora invece il mal di gola non ce l'ho più, diciamo è sfociato il raffreddore, però devo dire che è meglio. Meglio un po' di raffreddore che quel mal di gola che non mi faceva, non mi lasciava neanche parlare. Poi tra l'altro stamattina ho preso una Vivin C, ve l'ho detto, quindi sono stato un po' meglio. Allora, vi stavo dicendo, ho fatto tutto, quindi ho fatto sotto il letto, ho passato lo straccio, tant'è che qua è ancora bagnato, ho passato lo straccio in cameretta, adesso sistemo tutto, il bagno è fatto, ho fatto tutta la zona giorno. Tranquillamente i pavimenti, ho lavato i tappeti, ho fatto il cambio delle lenzuola, praticamente ho fatto una specie di sabato, quindi mi sento bella leggera. Ora sto facendo il condimento, quindi domani volendo volendo mi posso dedicare un po' a me e a fare qualche altra cosina. Ok ragazzi, allora dai, io vi saluto dal mio pentolone di ragù che servirà per le lasagne per il giorno di Natale. Io vi saluto, ma naturalmente noi ci rivediamo domani mattina. Domani